Chiaramente molto volentieri faccio con voi un bilancio finale del summit dei leader del G7 sotto presidenza italiana. Chiaramente non posso non iniziare dicendo che è stato per me e per l'Italia nel suo complesso un onore presiedere questo vertice, presiedere il G7 nell'arco, come sapete, di tutto il 2024. Direi che si è trattato complessivamente di un ottimo gioco di squadra, che rende onore all'Italia nel suo complesso. L'Italia ha dimostrato ancora una volta, casomai ce ne fosse bisogno, la sua capacità di essere all'altezza e di organizzare eventi di questa straordinaria rilevanza. Deve essere motivo d'orgoglio per tutto il popolo italiano. Noi spesso, diciamo così, ci dimentichiamo di ciò di cui siamo capaci, ma oggi è giusto sottolinearlo perché credo che oggi sia sotto gli occhi di tutti. Abbiamo vissuto ieri una giornata straordinaria, io diciamo non ho difficoltà a definirlo un momento storico con la presenza del Pontefice, che non smetterò mai di ringraziare abbastanza per il grande regalo che ci ha fatto ieri, non solo partecipando al vertice, era la prima volta in 50 anni di, quasi 50 anni di storia del G7 che un Pontefice prendesse parte ai lavori. Lo voglio ringraziare per questo, lo voglio ringraziare chiaramente per averci regalato il suo preziosissimo punto di vista sul tema dell'intelligenza artificiale e anche per il rispetto che ha dimostrato rimanendo oltre 3 ore ad ascoltare gli interventi di tutti i leader in una sessione che era molto lunga. Io l'ho trovato un messaggio straordinario e davvero sarò eternamente grata al Santo Padre per questo regalo davvero importante che ci ha fatto, per questo messaggio straordinario che ha voluto mandare. Intendiamo continuare a sostenere l'Ucraina e abbiamo anzi scelto di rafforzare il nostro impegno e le diverse linee di azione con un approccio che continua a essere a 360 gradi per aiutare la nazione aggredita a guardare al futuro. Il G7 ha ribadito questo impegno, ha raggiunto l'accordo che era tutt'altro che scontato per un sostegno finanziario aggiuntivo di circa 50 miliardi di dollari collegato agli extra profitti derivanti dall'immobilizzazione dei beni russi. Si tratta di un passaggio politico fondamentale, di un accordo dal significato estremamente importante che ora chiaramente dovrà essere definito dal punto di vista tecnico nelle prossime settimane, tenendo presente il quadro di riferimento già adottato a livello di Unione Europea. Confermare il nostro sostegno all'Ucraina per il tempo che sarà necessario rimane anche la condizio sine qua non per avviare qualsiasi iniziativa diplomatica per la soluzione della crisi, anche questo voglio ribadire, cioè la precondizione lo è dall'inizio per qualsiasi soluzione di pace. Per quello che riguarda invece gli assetti europei, lei sa che noi avremo una riunione lunedì, vedremo e lì sarà, diciamo, quella sarà la sede per aprire le nostre valutazioni. Chiaramente lei sa anche come funziona tendenzialmente. Diciamo la proposta sulla presidenza della Commissione europea è una proposta che spetta al Partito Popolare Europeo, che è il partito che ha, diciamo, il maggior numero di parlamentari. Quando la proposta arriverà nel suo complesso e vedremo anche quali saranno le valutazioni sugli altri ruoli di vertice, noi ovviamente faremo le nostre valutazioni e quello che interessa a me, il primo tema che interessa a me, anzi i primi due temi che interessano a me, e sulla base dei quali poi farò le mie valutazioni come governo italiano, sentiti anche chiaramente gli altri partiti della maggioranza, è punto primo che all'Italia venga riconosciuto il ruolo che le spetta, in termini di chiaramente competenze delle quali ci si dovrà occupare quando si formerà la Commissione, ci saranno i commissari, e che l'Europa, diciamo, comprenda il messaggio che è arrivato dai cittadini europei. Io sono i telefoni.